Buona domenica a tutti, ciao Ezio, buona domenica anche Massimo, buona domenica a te, una cordiale buona festività a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. a te. Allora, giustamente mi hai fatto notare che la lista di proscrizione, chiamiamola così, no? Di alcuni calciatori che andranno in Germania esclude altri calciatori, eccolo qua, l'ho messa e si vede anche molto bene. E quindi la definizione è abbastanza chiara, cioè fuori rosa, anche se Giuntoli ha detto chiaramente, o anche Thiago, non esistono calciatori fuori rosa, sono tutti calciatori molto bravi, però qualche conclusione la potremmo trarre da quello che leggiamo, no? E beh, certamente, è vero che Giuntoli ha escluso ogni diceria relativa ai fuori rosa, sostenendo che ogni decisione sarebbe poi stata presa a fine mercato. In punto di fatto, i non convocati per la trasferta in Germania, la Juve è già. È ovviamente già giunta in loco al centro Adidas, precisamente a Herzogenaurach e nei pressi di Norimberga. Tra l'altro, curiosità, Massimo, Sì. a pochissima distanza, ma proprio ad un attimo dal centro Adidas, dove la Juventus è attualmente in ritiro e dove venerdì affronterà la sua prima amichevole con una formazione chiaramente sperimentale contro Norimberga di Miro Klose, vecchia conoscenza del calcio italiano. Norimberga, dove speriamo, voglio sperare che non si apra un primo processo perché la sede sarebbe propedeutica. Un E ti pochino. dicevo, proprio lì ad un attimo c'è il centro Puma. Sì, certo. Perché forse non tutti sanno che Adidas e Puma sono state avviate come aziende da due fratelli, le cui strade dividendosi hanno poi portato all'eccellenza questi due marchi sportivi. È ovvio che quelli non convocati non rientrano nel progetto tecnico. E tra quelli non convocati spicca ovviamente il nome di Olsen, il che lascia supporre, ma ormai le indicazioni perlomeno che stiamo ricevendo e che ricevo anche personalmente, sia relativamente ad Olsen, sia relativamente a Soler, che comunque fa parte di questa trasferta, volgono ad una conclusione delle trattative per il loro trasferimento veramente nel brevissimo. La settimana che inizierà domani è ragionevole supporre che sancirà il definitivo abbandono della Juventus da parte di questi due giocatori, il che significherà per Cristiano Giuntoli un tesoretto di 60 milioni con i quali, lo sappiamo, cercherà di portare a Torino Todibo da una parte e Comneiners Dall'altra. dall'altra. Queste sono le indicazioni più salienti. Va da sé che la partita di venerdì vedrà una Juve molto, ma molto sperimentale. Beh, Mancano sì. ancora mancano i brasiliani, manca Kenan il Diz, e quindi sarà comunque un'occasione per vedere all'opera alcuni giovani, tra i quali uno in particolare, Thiago Motta, sta tenendo particolarmente d'occhio, ed è il giovane difensore della Next Gen, Savona, un elemento particolarmente duttile, del quale l'allenatore è stato intrigato, insomma, sin dai primi giorni di allenamento, Massimo. Sì, chiaramente i sacrificabili li conosciamo, sono Huijsen, Sule, su quello che sarà poi, beh, il risultato amichevole. Lasceremo, insomma, ci sarà, anche se molti non, secondo me non perderanno occasione per far polemica, ma lascerà il tempo che trova questa vicenda. Quindi, però,
Non perdete anche quella che è naturalmente il nostro consueto appuntamento di mercato anche oggi. Che possiamo aggiungere? Nulla, nulla di più. In questo momento non ci sono particolari novità, insomma. Possiamo aggiungere che in questo momento la formazione dei cosiddetti esuberi sarebbe un 4-3-3 di tutto rispetto, ma veramente di tutto rispetto, e che secondo me, certamente, non tutti in questa sessione di mercato saranno collocati, Massimo. Eh sì, questo purtroppo è vero, insomma, non è che potranno Non avere. assolutamente no. Certo, molto girerà poi intorno, soprattutto intorno alla figura di Federico Chiesa, che ieri si è sposato. Auguri. Non so mai se è una buona cosa. E quindi ci stiamo avvicinando, perché sembra lontano, ma il 19 di agosto, giorno in cui esordiremo all'Allianz Stadium contro il Como, ci mette un attimo ad arrivare, per Assolutamente, cui io esattamente. resto nell'idea che questo ultimo scorcio di luglio sarà assolutamente determinante per cercare quantomeno di avvicinare la possibile formazione tipo che Thiago Motta desidererebbe ricevere da Giuntoli. Ci vediamo presto, grazie Ezio, buona giornata, buona domenica anche a tutti voi. Sì, grazie a te, una buona domenica a tutti. Non manchiamo di ricordarvi quello che per voi è un favore nei nostri confronti, per noi è un po' più importante, vale a dire l'occorrenza di iscrivervi al canale, di lasciare un like, un Esattamente. commento, di condividere, insomma tutto quello che il canale consente. Buon proseguimento di giornata, che la forza sia con voi. Aug!